Facciamo questa attività. Una persona volontaria per venire qua a scrivere. Francesco, vuoi venire? Dai. Bene, allora abbiamo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfetto. Ok. Allora abbiamo due team. 2, 4, 6, 7. Fantastico. 7 persone a sinistra, 7 persone a destra. Quindi abbiamo due squadre. Come volete chiamarvi? Com'è la vostra squadra? The French fries. Ok, le patatine fritte francesi, le patatine. Abbiamo la squadra delle patatine. E qui che squadra abbiamo? Le ciambelle, perché parlavamo le ciambelle col buco, i donuts. Ok, le patatine e le ciambelle. Ok. Va benissimo. Ok? Allora, Francesco è neutrale. Ok, Francesco non ti fa per le patatine e non ti fa per le ciambelle. Ok, ma Francesco sta qui a scrivere crosswords. Allora, io adesso dico, scelgo una parola nella colonna orizzontale o nella colonna verticale e la descrivo. Appena il gruppo delle patatine o il gruppo delle ciambelle sa la risposta, alza la mano, ok? E poi dice la parola e Francesco la scriverà. Va bene? Ok? Allora, scelgo una parola a caso. 14 orizzontale. Questo è un documento che firma il datore di lavoro. Ok, gruppo delle ciambelle. Ciambelle? Contratto. Contratto, va benissimo. 14 orizzontale. Sì, perfetto qua. Quale parola? Contratto. Ah, contratto. Dove? Ah, con... Va bene, la prossima parola. Questa parola vuol dire, questa espressione vuol dire il lavoro ideale, il lavoro che vorresti fare, il tuo lavoro preferito. Lavoro dei sogni, ok, 17 orizzontale. Il lavoro dei sogni. Va benissimo. Allora, la prossima parola, due punti per ciambelle. Patatine? Come on. Allora, la prossima parola è 4 orizzontale. È un lavoro che ha una durata di tempo, è un lavoro che non è indeterminato. Il contratto scade. Lavoro temporaneo. Bravissimo, lavoro temporaneo. 4, sì. Lavoro temporaneo. Ok, la prossima, 18 orizzontale. Rappresenta il lavoro tra domanda e offerta del lavoro. Dice quale lavoro è disponibile, ci dice qual è l'offerta. Vi mettete. Vai, patatine, benissimo. 18 orizzontale. Scusami. 18 orizzontale, mercato del lavoro. Ok, la prossima parola riguarda... La prossima parola è un verbo, è un'espressione. C'è un verbo e c'è una parola, c'è un nome. Ed è quello che fate quando finite di lavorare, di studiare e volete lavorare. 19 orizzontale. Voi finite gli studi? Bravo, cercare lavoro, bravo Tommaso. La prossima è l'11 orizzontale. Quando il colloquio di lavoro va bene? Trovare un lavoro. L'11 orizzontale. Infine abbiamo una parola che è sinonimo di capacità, bravura,
abilità. Bravissimo. Abilità 7 verticale. Abilità. Ok. La prossima parola è 5 verticale. Le caratteristiche che devi avere per avere un lavoro. Requisiti. Benissimo. 5 verticale. La prossima espressione vuol dire dare il lavoro. Quando il datore di lavoro accetta il vostro CV, il vostro curriculum, accetta la proposta. E il 15 verticale. Assumere. Dare il lavoro. Assumere. Ok, assumere è un verbo. Che modo è? Infinito. Il participio passato di assumere è il 2 verticale. Assunto. Ok, 2 verticale. Assunto. Le ciambelle stanno vincendo. Patatine? Coraggio? Patatine? Allora, la prossima parola. Una figura che ha esperienza, una figura che ha competenze, che ha conoscenze particolari. E 8 orizzontale. Una figura che ha conoscenze. Bravissima, una figura professionale. Allora, la prossima espressione riguarda il momento in cui voi inviate il vostro curriculum e chiedete di poter lavorare. È la 6 orizzontale. Spedite il vostro curriculum, chiedete di poter... Fare domanda di lavoro. Eh? Mandate il vostro curriculum, fate una domanda di lavoro, chiedete se potete lavorare. Voi in Australia, come noi in Italia, mandate il curriculum, mandate una lettera di referenze, qualcuno che vi conosce, e mandate anche una lettera di presentazione. Bene, la prossima parola è un verbo e vuol dire finire l'università. Quando voi finite con... Brava! Benissimo, 13 verticale. 13 verticale. Chi l'ha detto? Chi ha detto laurearsi? Ok, le patatine, bene. Stanno recuperando. Quando voi finite le scuole superiori, che titolo ottenete? Diploma di maturità. Brave le patatine, 10 orizzontale. Diploma di maturità. Ok, immaginate questa situazione. Voi lavorate, però il vostro datore di lavoro non è contento, non è soddisfatto. Che cosa fa? Licenziare. Bene, 3 orizzontale. Patatine stanno rimontando. Licenziare. Licenziare. Ok, se voi volete seguire un corso all'università oppure in una scuola, dovete fare questa cosa, iscriversi. 16 orizzontale. Ok, questa espressione riguarda un posto di lavoro che dura poco tempo, un posto che non dura poco tempo, scusate, un posto di lavoro permanente. Fisso. 12 verticale.
12 verticale. Posto fiso. Vediamo un po', controllo. Esatto. Posto fisso. Ciambelle. Ok, questa è un'altra espressione che ha lo stesso significato, è una parola molto lunga. Un posto fisso e anche lavoro a tempo indeterminato. Bravissima. Ciambelle 1 verticale. Ok. Lavoro a tempo indeterminato, la parola più, l'espressione più lunga. Ok. In italiano noi usiamo una parola francese, stage. Tirocinio. Bravissima. Possiamo anche usare l'espressione tirocinio. It's work experience. Un'esperienza lavorativa che si può fare all'università mentre si studia oppure dopo. E questo è il 9 verticale. Eccolo qua, tirocinio. Ok, siete stati molto bravi, però hanno vinto le ciambelle. Ok? Questo è un modo diverso, un modo differente per ripassare il vocabolario. Voi siete abituati a usare le parole crociate? Usate le parole crociate in italiano o no? Fate parole crociate? Fate queste attività? Sì? Bene. Ok, questo esercizio che appartiene alla collana Ascoltando si impara propone la revisione del vocabolario, il ripasso del vocabolario, in questo caso lavoro, in un modo diverso, con le parole crociate. Forse è un modo più divertente, forse un modo più interessante, però è anche utile, perché voi avete adesso la lista di espressioni, il corrispondente in italiano, in inglese, con sinonimi, col significato, con l'equivalente in lingua, e ugualmente quando parlerete di lavoro nei vostri scritti o durante la conversazione potete usarle. My name is Francesco and I attend the 12 Coazit VCE classes on Saturday mornings, and we completed a crossword for the new Coazit Italian Assistance, created by the Coazit Italian Assistance Association in Melbourne. And I think that this crossword was a really great way of learning new vocabulary and seeing the relationships between words on a certain subject. For example, this crossword focused on the subject of la scuola, l'università, il futuro, and we did it in a group, and I think it was a good way of learning new words, their relationships, how to extend our vocabulary as Italian students, and also finding new ways to extend our knowledge of the Italian language. Hi, my name's Stefano. So that activity that we just did, I was actually pretty good. I liked the way that it involved everyone in the class, and it just motivated us more to do the work because we were working together. Probably say like the way that we divided up into teams, and like we had a bit of like competition going, just made it a bit more fun. So oh yeah, I definitely like recommended it. It was a really good activity. Hi, my name's Lorena, and I really enjoyed the activity because it made me think quickly and engage, you know, my other language skills. So you have to understand really quickly what you're hearing and translate and use your comprehension skills to understand what they're saying, so you can see on the paper what you've got to respond to. And also I think that the team aspect was really good, so you could work with other people to achieve, you know, the common goal of completing the activity. And it was good to hear other people's comprehension and what they thought of what was being said as well. So I thought that was really good.